Dobbiamo continuare a regalare speranza, speranza di vita. Questa giornata è anche dedicata alla famiglia di Benedetta e alle famiglie di chi li è accanto. Quindi vi chiedo gentilmente un grande minuto di raccoglimento. Un minuto di silenzio seguito da un forte applauso. È iniziata così la cerimonia di premiazione delle benemerenze organizzata da Vesfano alla Pinacoteca San Domenico, messa a disposizione dalla Fondazione Carifano. Dopo i saluti delle autorità dell'Avis di Viterbo gemellata con quella fanese e l'intervento dei massimi esponenti locali, regionali e nazionali, è stato consegnato il premio Goccia della Fortuna dedicato al cantastorie Filippo Tranquilli. Donatore di Avis, si è sempre prodigato nella diffusione della donazione di sangue con spiccata simpatia ed ironia che sempre lo hanno contraddistinto nella nostra città. Ha espresso il suo impegno culturale e sociale con grande passione, in particolare la generosità nell'animare il mondo dei bambini. Premio Goccia della Fortuna 2018 consegnato dal presidente Marco Savelli alla figlia, a Filippo Tranquilli, che siamo sicuri ci stia guardando dall'alto. Un momento toccante, seguito dalla consegna dei riconoscimenti a coloro che hanno fatto dalle 50 alle 248 donazioni. Alle loro spalle, proiettato, è apparso un numero importante, 4.645, che rappresenta non solo le donazioni totali, ma altrettanti ringraziamenti a tutti coloro che con un semplice gesto salvano vite e donano speranza. Ben 21.000 infatti sono state le sacche di sangue e plasma raccolte nel territorio, rendendo autonoma la provincia di Pesaro Urbino rispetto al fabbisogno giornaliero e creando un'autosufficienza ematica anche nell'intera regione, che a sua volta può aiutarne altre, come la Campania. E alla chiamata, in caso di emergenze, queste persone si rendono sempre pronte e disponibili, dimostrando ogni giorno senso civico e solidarietà. Quando ha fatto la sua prima donazione? Mi pare a maggio dell'83. Quindi insomma, quando ancora era meno conosciuto il mondo della donazione. Certo, certo. Che cosa l'ha spinto a iniziare a donare? Ma non è, cioè, la voglia di fare qualcosa per gli altri, perché diciamo una donazione non costa nulla e salvare una vita è importante. Al termine della consegna è seguito un pranzo conviviale fra sorrisi, abbracci e ricordi per chi purtroppo non c'è più, ma continuerà a vivere nel cuore di tutti. Donate il sangue perché poi nel tempo sarà un punto d'orgoglio profondo, personalissimo, e vi arricchirà tanto. Questo fatelo, ne verrete ricompensati. Dono, dono, dono perché è giusto donare. Dono amore al mondo.